Eh sì, ragazzi, Master Levels for Doom 2. Iniziamo quest'altra avventura. Allora, cosa bisogna dire di Master Levels? Sono delle raccolte di livelli, non una vera e propria storia. E cosa bisogna dire di più? Sono dei livelli aggiuntivi che erano stati creati per Doom 2 da persone che adesso fanno parte di case di software house o della ID Software stessa. E questo menu che state vedendo è in pratica la riproduzione di come compariva i Master Levels per la prima volta sul DOS. È veramente stupendo che un ragazzo, questo Zippy che vedete giù a destra, questo avatar, sia riuscito a creare nuovamente questa bellissima interfaccia, perché in pratica i Master Levels come si sviluppano? Non avendo né un inizio né una fine, potete giocare qualunque livello vogliate, non importa quale, perché non c'è né map 01 né 02, non esiste un numero preciso di mappe, tant'è vero che da adesso in poi le mappe non verranno numerate per i Master Levels. Bisogna dire che questa espansione comprendeva solo questi 21 livelli, 20 più uno segreto, ma erano, insieme a un'altra espansione chiamata Maximum Doom, erano oltre 1000 livelli. Avete capito bene? Oltre 1000 livelli. E bisogna dire che l'ID non guardò molto questi livelli. Si concentrò soltanto su questi 21 perché pensavano molto di più a quell'epoca, alla quantità, piuttosto che alla qualità delle mappe. E devo ammettere che vedendo questo menu mi salgono moltissimi ricordi alla mente. Guardate perché. New game. Sarà così l'interfaccia di Master Levels. Mettiamo la nostra difficoltà. E guardate adesso. Vedete? Sulla sinistra ci sono tutti i WAD, i file WAD, ovvero i livelli presenti nei Master Levels. Ne sono 20, se notate, perché uno è nascosto in uno di questi livelli. Siccome non esiste, come ho detto prima, un ordine preciso, questo viaggio lo inizierò secondo convenzione, nel senso che la mappa Attack è considerata la prima, perché è la più semplice tra questi Master Level, mentre l'ultima sarà Teeth, vedete? In mezzo a Subterra e T-Trap. E quella è considerata l'ultima perché è una delle più difficili. E un'altra cosa che volevo dirvi è che, vedete, ogni volta che scenderemo ci saranno dei dettagli verso le mappe, chi l'ha fatto, i risultati del gioco, le opzioni, possiamo scegliere la difficoltà, possiamo variare la musica, possiamo mantenere l'inventario. Ma i Master Levels allora prevedevano che voi ogni volta che cominciaste una mappa cominciaste dal pistol start, ovvero senza alcun oggetto. Ed è questa la difficoltà dei Master Levels, perché è normale, se io affronto una mappa con già tutte le armi sarà estremamente più semplice. Quindi iniziamo con Attack. Vedete? File attack.wad. Titolo della mappa Attack. Autore Tim Willits. Ok. Premendo il control, premendo il tasto di sparo, iniziare la mappa. E incominciamo questa nuova avventura. Durerà un po' meno rispetto alle altre, perché sono solo questi 21. Non ho intenzione di fare tutto Maximum Doom, perché sono oltre 1000 livelli e alcuni sono veramente orripilanti, non meritano nemmeno di essere recensiti, mentre questi sì. Volevo dire un'ultima cosa: le mappe, ogni autore, vedete, ha la propria storia, la mappa, però sono tutte slegate tra loro, perciò ho detto che non c'è una vera e propria storia che le collega tutte. Quindi per questo iniziamo subito Attack.
Ok. C'è subito stato un calo di frame assurdo, come al solito. E cerchiamo di non morire subito alla prima mappa di Master Levels, perché... salve. Ho preso subito un chain gun. E voilà. No. Ragazzi, ricordo alcune mappe di questa espansione di Doom 2 che è canonica, sì, però non l'ho messa nella stessa playlist di Doom 2 e Alone Earth, perché non meritano essere nella stessa playlist, perché appunto non hanno una storia, almeno a mio parere, eh. No. Ok, piano. Ecco fatto. Mamma mia, quanti ricordi. Ricordo che questi Master Levels li giocavo sempre quando ero più bambino, perché allora vedere dei livelli fatti così bene, perché soprattutto rendetevi conto che questi sono stati rilasciati dopo il 95, se non sbaglio. Magari controllate bene le descrizioni video per saperne di più di ogni mappa, come faccio sempre, no? Vi metto sempre le informazioni più importanti. Dicevo, controllate la mappa, guardate com'è molto bella, guardate i giochi di luce e ombra come sono perfetti. E non esistevano i programmi editor che esistono adesso, che vi rendono la vita tutta molto più... Oh cavolo, Penny Mental. Ok, piano. Ok, subito abbattuto il Penny Mental, quindi andiamo. Dicevo, guardate come sono fatte bene. Per l'epoca mappe come questa erano considerate dei veri e propri gioiellini. E infatti poi la maggior parte di questi, come ho detto prima, la maggior parte di questi, se non tutti, se non devo controllare bene, tutti questi programmatori mi sembra che abbiano adesso un posto fisso in una software house, perché si vede che si sono spremuti veramente il cervello per fare delle mappe così belle. Come ho detto prima, guardate, se metto l'automap non compare map 01 attack, ma attack wad uguale attack. Quindi non esiste né un inizio né una fine precisa. Perciò tratterò le mappe per autore, in modo da farvi passare da un autore, diciamo, che faceva mappe più semplici come Team Willits, che tanto semplici non sono, vi posso assicurare, a mappe più complesse, in modo anche che riesco a registrare più di una puntata senza dovermi preoccupare che dopo c'è una mappa pericolosa. Allora, due mappe ricordo precisamente che sono pericolose, e scusate se non sto commentando quello che sto facendo, ma come vedete sto soltanto sparando ai nemici e controllando un po' in giro. Ricordo che ci sono due mappe che bisogna temere in questa espansione: Black Tower, che ancora oggi è una delle mie mappe preferite difficili, perché quella è veramente un gioiello ancora oggi, e Mephisto, ragazzi, è una delle mappe più assurde che ho mai visto. Quella si vede proprio che era creata appunto per maestri di Doom, e io, non essendo maestro, essendo soltanto, mi considero ancora un dilettante, perché ragazzi, vi assicuro, giocatori che giocano a Doom meglio di me si trovano, perché ci sono giocatori che fanno tutto il livello senza mai fermarsi un secondo sparando a chiunque, mentre invece vedete io sono più guardingo, sono, diciamo, tento più di creare l'atmosfera giusta per le mappe. Invece loro, per esempio, entrano così, sparano e subito continuano la mappa, non c'è problema. Tanto è vero che per questo che esistono anche gli speedrun di questa mappa, quindi... Oh, salve! Tanto è vero che una volta che finiremo il livello ci verrà conteggiato il livello, la statistica, e quindi... Ricordo che qui c'era una trappola con The Revenant. No, Chain Gunner. Vabbè.
non è molto pericoloso. Sempre se la conoscete, naturalmente. Queste per esempio sono più mappe da Doom classico, perché vedete, la difficoltà c'è, ma non è così spinta sull'acceleratore come in alcune altre mappe. Perfect Hatred, Inferno of Blood. Dovrei fare una top 10 delle mie mappe preferite difficili, anzi delle mappe difficili. Però vabbè, non preoccupiamoci più di tanto. Vedete com'è bello dialogare in questo modo. Com'è bello dialogare così mentre sto finendo una mappa. Ok, piano. Tu muori. Ok. Quanto sono belli i Master Levels. Ok. Da dove? Ah, da qui sotto. Allora faremo bene a non sporgerci. Purtroppo non ce l'hanno dettagli su questa mappa, perché altrimenti vi avrei raccontato la storia. Ok, chiave gialla. Sicuro è qui sotto, la chiave gialla. La porta con la chiave gialla, quindi neanche perché mi devo vendicare di quello, di quello che mi ha sparato prima. Ecco fatto. Come faccio a raggiungere? Ah, ok, così. Penso che dobbiamo entrare qui. Oh cavolo! Guardate quanti barili esplosivi c'erano per farvi morire immediatamente. Ok. Come vedete, questa è un'ottima prima mappa, perché è difficile ma non troppo. Infatti tutta la community giocava a questa mappa per prima. Oh, salve. Anche lei qui? Ok. Questo dove porta? Abbiamo già finito la mappa, vedete? Exit. Quindi penso sia questa la... Sì. Attacco completata. Vi ringrazio per essere stati con me e ci vediamo nella prossima puntata, sempre con Master Levels for Doom 2.